Vi presento subito i nostri nuovi ospiti. Allora, Vincenzo Di Mattia, autore televisivo, teatrale, ha prodotto alcuni degli sceneggiati più importanti della RAI nella stagione più bella per la RAI. Sua figlia, Francesca Di Mattia, ha coordinato progetti culturali, insegnato all'Università di Pietroburgo letteratura, italiana. Soprattutto sono marito e figlia di Silvana, una donna stupenda che a un certo punto si è accorta, ha scoperto di avere l'Alzheimer. Allora, benvenuti a entrambi. Grazie. Io vorrei partire proprio con il ricordo di Silvana, no? Sì. Era il 1961 e lei, ragazzo, frequentava un bar che oggi non esiste più Sì. a Piazza Colonna. Sì. Arriva una giovane donna Sì. e la Sì. conquista. C'erano degli amici con cui si interessava di teatro. In quel momento si parlava molto di Aspettando Godot di Beckett, quindi era l'argomento importante, insomma, per noi giovani autori. Io tra l'altro lavoravo già in Rai, avevo vinto un concorso. E di questo gruppo faceva parte anche Silvana. Non l'ho trovata quando sono arrivato io, è venuta dopo. È venuta dopo portando uno strano colbacco in testa. E con un profumo di fragranza mediterranea molto forte, insomma, che mi ha colpito. È un viso meraviglioso, insomma. Ovviamente più che pensare ad Aspettando Godot, da quel Ha momento ho pensato a cominciato Silvana. a interessarmi di questa donna. Vincenzo, lei l'ha sposata questa donna, è diventata sua moglie e poi la mamma di Dopo un po' di Francesca. anni sì, siamo Com'era? sposati. Ce la descrive perché poi veniamo all'oggi, no? Com'era Silvana? Che donna era? Che moglie? Dunque, intanto era di una estrema gentilezza, perché quello che poi io dico, il malato di Alzheimer continua ad essere quello che poi è stato antecedentemente. Silvana è una persona estremamente gentile, la gentilezza è la sua caratteristica principale. Tant'è vero che all'università, dove ha insegnato per 30-35 anni storia medievale alla Sapienza, gli studenti, mentre gli altri professori, durante gli anni della contestazione ovviamente parlo, mentre lanciavano sassi, a lei portavano fiori, insomma, perché li curava molto con estrema. Francesca, che rapporto avevi tu con tua mamma? Un rapporto molto franco, trasparente, limpido, di grande aiuto e collaborazione da parte sua. La cosa incredibile è che poi io, durante la malattia di lei, ho sentito forte il bisogno di restituirle tutto l'amore che lei mi ha dato. E ora ci Non è arriveremo. stato un dovere, è stata una scelta assolutamente libera, naturale. Sulla tua scelta ci arriveremo. Tra l'altro, diciamo, il racconto di come l'avete accompagnata è stato affidato a un libro che avete scritto quasi a quattro mani, Quando, amore mio, non mi riconoscerai, edito da Certo, PM. sì. Ma Vincenzo, volevo sapere, no? Quando hai iniziato a cogliere i primi segnali della malattia e come si sono manifestati in questa donna così presente, che gli Sì, studenti amavano, una certo. mamma che dialogava? Guarda, francamente, io non ho, diciamo, un quadro preciso, un rettilineo dei primi segnali che sono apparsi nella persona Silvana, insomma, nella malata, quella che cominciava ad essere la malata, insomma. Quello che mi ricordo, e cominciava ad essere un episodio, degli episodi quasi quotidiani, abbastanza forti, certe volte addirittura violenti, ma violenti nel senso della reazione sua. Cioè lei nel bagno andava alla badante per aiutarla a lavarsi, eccetera, eccetera. Lei rifiutava assolutamente la presenza della badante. Mi sono reso conto poi dopo che forse era ancora un residuo di pudicizia, Desiderio di intimità. di prudenza di intimità femminile, di rispetto della prudenza femminile. Io ricordo che Francesca, lei ecco una tu. volta mi disse in modo, con uno sguardo perso, con uno sguardo smarrito, Francesca, avrei voluto dirti tante più cose. Io ironicamente dissi, ma tu parli sempre, ma tu mi hai detto tante cose. E forse, chissà, lei già intuiva che qualcosa, proprio a livello
dentro se stessa cominciava a non andare a livello intellettuale e cognitivo. E quindi ecco, questo ricordo io ce l'ho molto forte, e un'altra volta disse: mi dispiace di non poter aiutare più come prima te e papà. Quindi in quei momenti io cominciai a capire, anche perché vivevo all'estero e quindi la vedevo più raramente, e forse il cambiamento lo vedevo in modo più tangibile poi quando tornavo a Roma. E hai colto questo segnale. E coglievo questi segnali, insomma. Vincenzo, la decisione, abbiamo detto, avete preso una badante, avete risistemato la casa, però certo, non ha funzionato. La decisione di ricoverare Silvana in una residenza sanitaria assistita è stata una decisione complessa, molto difficile. Sì, estremamente. L'avete presa insieme con sua figlia, vi siete consultati, cosa vi ha portato a decidere? Sì, anche perché ci sono i cosiddetti istituti che danno, lo dicono proprio burocraticamente, che danno respiro e al malato e a chi assiste al malato, e che ricoverano per un periodi brevi, un mese e mezzo, due mesi, eccetera. Per cui c'è una cura intensiva sul malato, e intanto quello che assiste, che poi praticamente si riduce sempre a uno, insomma, di solito questa è la mia esperienza, che trova dei casi ogni giorno. E intanto, dicevo, mentre il malato viene curato intensivamente, chi assiste il malato si riposa un pochino dallo stress, lo stress straordinario. Perché invece, diciamo, voi avete deciso altrimenti. Dunque, mentre appunto era ricoverato in questo istituto, dove quando siamo usciti, la mattina che siamo usciti per andare a questa Villa Grazia, gli ho detto Silvana, andiamo a fare una bella passeggiata come facciamo sempre, andiamo a Villa Borghese, insomma, perché ovviamente lei né era cosciente della situazione, di questa, era ancora quasi in uno stato, una specie di limbo, insomma, in cui non aveva sensazione di essere in uno stato morboso di malattia. Per cui ho detto: facciamo una normale passeggiata verso Villa Borghese, Piazza di Spagna, eccetera, eccetera. E con la sicurezza da parte mia, psicologicamente, che dopo un mese e mezzo sarebbe ritornata a casa. Se non che cinque giorni dopo che ci hanno chiamato da RSA, in cui ci hanno detto: entro 24 ore ci dovete dire se accettate, se è fatto un posto libero, se accettate questo posto oppure no. E voi avete deciso. Francesca, oggi mamma è lì, no? Intanto, come si trova? Lei si è abbandonata in modo molto positivo alle cure degli infermieri, del personale. E sicuramente per noi è stato doloroso all'inizio, però abbiamo poi notato la sua serenità. Abbiamo notato che col tempo gli altri pazienti, gli altri ospiti, i parenti di questi altri ospiti si sono in un certo senso affezionati a lei, si sono tessute delle relazioni, per cui questa RSA è diventato un microcosmo con cui noi ci rapportiamo ogni giorno. E ogni giorno. Voi andate ogni giorno. Ci alterniamo, allora, sia io che lui, ci raccontiamo. Hai rinunciato la tua vita all'estero per starle accanto, sì, e forse hai acquisito, sì, ce lo dicevi, molto di più. Sì. Vorrei chiederti come comunicate, lei che cosa è in grado di riconoscere di voi, che linguaggio, no? Dicevamo, spesso si sviluppa un nuovo lessico degli affetti, dei sentimenti, avete creato con lei. Poi lo chiederò, sì, a Vincenzo, perché so che Vincenzo ha fatto una cosa molto bella per continuare a comunicare con sua moglie. Io dico che è un nuovo lessico familiare in cui si riconfigurano i ruoli della famiglia, cioè una nuova cosmogonia familiare che si crea. E questo libro infatti da progetto familiare è diventato un progetto sociale, perché poi noi lo abbiamo portato in tutta Italia e molte persone a loro volta ci hanno raccontato la loro storia. Il linguaggio è un linguaggio emotivo. Per cui per noi, per me sorrisi, soprattutto abituata ai discorsi lunghi con lei, intellettuali, di pensiero, in una casa in cui sono cresciuta piena di libri, sono tornata a una casa di emozioni,
sono tornata a rapportarmi a lei su un terreno quasi animale, emotivo, di odori, di fisico, gesti, quello che dicevamo fisico, di sì, sensi. Esatto, anche che dicevano Mara Consoli e Daniela Poggi, proprio la carezza, ma anche proprio l'emozione e la sua commozione quando vi vede, forse nel non riconoscerci appieno, ma nel sapere che siamo noi che e andiamo a lì. Trovarla, anche se non sa che siamo noi, magari io, Francesca, in lui, che Vincenzo, ruolo. Esatto. Vincenzo, è vero che lei ha portato tutti i CD che ascoltava con sua moglie, si è messo a registrare i suoni del mercato, sì. I suoni dei tuoni per strada, e quando glieli fa sentire, come reagisce Silvana? Dunque, quando il pomeriggio vado da lei, di solito vado il pomeriggio, perché il pomeriggio è il momento un po' più vuoto, perché mentre la mattina per loro passa più velocemente, c'è magari qualche occupazione, comunque la mattinata passa, insomma. E il pomeriggio allunga, allora io verso le 3 fino alle 7 di sera sto con lei. E allora, oltre che, intanto quando arrivo nell'istituto, lei il pomeriggio sta a letto, tutto sempre a letto. E sto ad ascoltarla perché praticamente quasi tutti i giorni la trovo che sta monologando. Perché non dico che sta chiacchierando a vuoto, che sta, anche perché sento che poi parla, poi sorride, poi ride, è veramente una specie di monologo-dialogo che sta facendo. Passato, diciamo, questo tre quarti d'ora, quasi un'oretta certe volte, perché la vedo così serena e tranquilla che non voglio disturbarla. Poi mi avvicino e comincio a dire, è arrivato papà, perché lei identifica ancora papà, insomma, il papà, del resto nelle famiglie si dice il papà, insomma. E comincia a stimolarla intanto. E allora comincia, a certe volte, negli ultimi tempi, addirittura a vibrare, a tremare quasi, per l'emozione, per la grande emozione. Quindi questo è un grande segno di riconoscimento, insomma, di conoscenza della persona, insomma. Francesca, tuttavia voi vi state, anche il titolo del libro, Quando amore mio non mi riconoscerai, c'è la preparazione a quel momento in cui, insomma, però in conclusione voglio chiedere a te, insomma, anche a papà, quanto vi ha avvicinati, quanto vi ha fatti ritrovare padre e figlia in un modo diverso, aver scritto, aver dedicato un diario alla mamma, alla moglie, insieme? Sicuramente ci ha tolto da quella sensazione di isolamento e di solitudine del dolore. Cioè il fatto di rapportarci rispetto a un testo scritto che poi si è ampliato sempre di più, in cui io ho aiutato mio padre, ho scritto una postfazione, poi questo libro l'abbiamo appunto portato in giro per l'Italia, è stato un momento molto forte in cui sono cadute alcune maschere, ci siamo messi a nudo e sotto il terzo occhio di mamma, io dico sempre, ci siamo ritrovati in un certo senso. E questo ha fatto sì che poi anche il rapporto con mia madre cambiasse, perché io dico sempre che questa scelta, comunque, che io rinnovo ogni giorno, di andarla a trovare, di stare con lei, di rigenerarmi come figlia e come madre di mia madre, come si diceva prima, quindi in questo doppio ruolo, io ho capito realmente con consapevolezza la mia vera identità di donna e di essere umano. Quindi un cammino di crescita, anche umana, molto forte, seppur nel dolore. Vincenzo, per il giorno in cui Silvana non la riconoscerà più, l'aiuterà aver trovato in un modo diverso sua figlia scrivendo di Silvana? No, io mi pongo un altro problema, cioè quando lei, ed è la fase più o meno finale, credo che il medico che ha parlato prima può confermarlo, purtroppo, è la fase finale, insomma, non dico quella che precede la morte, eccetera, però è la fase finale di questa misteriosa malattia, ancora misteriosa malattia. Io dico, non mi riconoscerà lei, ma però c'è una grande risorsa, la riconosco io, la riconoscerò io. Quindi non mi pongo il problema. Il problema è più quello della perdita, quello del tornare a casa e trovare il vuoto, anche se arrivo sereno, perché la lascio serena.
E quindi insomma è un problema che non mi pongo, quello del non riconoscermi. Riconoscerà, sarò io a riconoscerla e a darle ancora vita, ancora vivacità. Devo solo aggiungere una piccola cosa, che quando c'è una persona malata di Alzheimer si dice che c'è e non c'è, perché non è una persona che è una persona che vive ancora, però nello stesso tempo è cambiata. Io pensavo questo, con il passare del tempo mi sono resa conto che l'essenza di mia madre è rimasta la stessa. Sono cambiati i canali, con molta difficoltà, comunicate. I codici, però l'amore, ecco, passa e si trasmette in modo molto forte ancora oggi. Io ringrazio Francesca e Vincenzo Di Mattia per questa testimonianza. Grazie. L'amore Grazie continua a passare attraverso nuovi canali.